Salve amici, bentornati sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Come avete visto dalla copertina, oggi parliamo di un orologio da me definito il brutto anatroccolo di casa Longines. Perché secondo me è un orologio che a livello di contenuti ha da dire la sua. Ma almeno opinione personale mia, è un orologio che non è per niente gradevole alla vista. Un orologio che anche i dati di vendita mi danno ragione, quando fu stato prodotto negli anni 90 non ha avuto per niente successo, sia il crono come quello che adesso vi faccio vedere che anche il solo tempo. Orologio dimenticabile, che però porta appunto un marchio Longines, creato appunto da il designer Rodolphe Cattin, che ha collaborato con Longines e prima con Breil e successivamente in proprio nella produzione di questi segnatempo. Dal punto linea, a mio avviso, discutibile. Ma giriamo la telecamera e vediamolo un po' insieme. Questo è l'orologio che creò il designer Rodolphe Cattin quando collaborava appunto con Longines. Il signor Cattin, o come si chiama, come si dice la pronuncia, non so se è giusta, penso di sì, nasce nel 58 a Pointe-à-Pitre, poi è cresciuto a Château-Lafond, dove si è immerso in età molto giovane nel mondo appunto dell'orologeria. Suo padre già gestiva un'attività di produzione di casse, in particolare per la Rolex e Jaeger LeCoultre. Dopo, diciamo, le prime scuole dell'obbligo, entrò nella scuola di arti applicate di Château-Lafond, dove ha studiato gioielleria e montatura. Poi, successivamente, segue anche dei corsi di design. Comincia a modificare, diciamo, gli orologi, si fece le ossa nelle varie aziende orologiere prima di entrare in Omega all'età di 20 anni, per completare uno stage come prototipista. Poi declina successivamente una proposta di contratto per designatore di design per il marchio di Omega, appunto per Omega, e poi entra in Tissot alle Locre nel 1983. I primi successi arrivano nel 1985, quando appunto entra a far parte di Longines a Saint-Imier come stilista. Una delle sue prime sfide è rilanciare il mercato italiano. All'anima, e ci ha provato con questo orologio. Disegna una linea, appunto, le sue collezioni, che sarebbero queste, di cui prendono il nome Rodolphe by Longines. Quindi, vedete qui c'è scritto Rodolphe. Eccolo qui, Rodolphe by Longines. Quindi l'orologio, tra le altre cose, era proprio Rodolphe. E ha, appunto, sei collezioni consecutive. Nell'89 ha aperto, appunto, un suo studio di design, Rodolphe e Co-Design a Château-Lafond, e ha lavorato per vari altri marchi di orologi classici, ma ha anche creato prodotti per orologi per marchi di moda. Si è fatto un po' di tutto, come fanno designer. Lui ha collaborato, chi lo pagava meglio ci andava. Ha ricevuto comunque il premio del gruppo dei giovani leader nel 93. Nel 95 lascia la Longines, per fortuna di Longines, e lancia la sua linea di orologi Rodolphe by Rodolphe. Proprio che originalità! E la sua prima collezione di orologi indipendenti, il marchio Rodolphe e l'azienda Rodolphe Montré e Bijoux, sono stati fondati appunto nel 99. Nel 2005 il marchio Rodolphe è stato integrato con Pierre Kunz e Alex X Bartley a Becker Strauss nel gruppo Frank Mueller Watch. L'obiettivo è liberarsi dai vincoli tecnici per concentrarsi sulla sua creazione. Le competenze del gruppo consentono inoltre al marchio Rodolphe di espandersi nella sua fascia alta. Nel 2007 tutte le attività di Rodolphe sono state trasferite a Neuchâtel, un edificio che si affaccia su Place Pourrie. La collaborazione con il gruppo Frank Mueller però si è conclusa nel 2009 a seguito di gravi contrasti, immagino, perché anche Frank Mueller, che è uno che fa orologi un po' particolari, deve aver detto calma, non troppo particolari, perché bisogna poi anche venderli.
E appunto nel 2009 lascia appunto seguito a questi grandi contrasti la Frank Muller e nel 2010 ha ricreato uno studio di design indipendente. Lo stesso anno, sempre nel 2010, ha lanciato il concept MRC, Manufacture Rudolf Kathen, con Thomas Meyer, ex direttore del marchio Aquanautic. MRC propone linee uomo e donna, la produzione è esternalizzata, ma l'esperienza è stata interrotta in particolare a causa della volatilità degli investitori che probabilmente hanno investito, ma poi vedevano che qui di utili ce n'erano ben pochi, e il progetto appunto è stato abbandonato nel 2013. Però questo signor Catena, a parte questo orologio un po', diciamo, brutto anatroccolo, ha creato anche diversi modelli di orologi, tra cui il Grand Classique di Longines, vi metto la foto. Poi nel 2002 ha creato, scusate, nel 2002 ha offerto una Viper, una Dodge Viper con il proprio marchio, quindi si è buttato anche sulle automobili. E ha creato appunto anche l'Instinct 180, caratterizzato dalla sua forma a tonneau, un orologio che è stato Watch of the Year nel 2006. Quindi insomma. Poi ha creato l'Instinct Basic 4851 4 Time Zone, arrivato terzo nel premio Watch of the Year nel 2008. Il Tempo Vision Tourbillon Skeletron, che è stato rilasciato appunto nel 2010. E l'Admiral's Cup Legend 42 di Corum, rilasciato nel 2011, perché appunto collaborava anche con Corum. Per Baseball nel 2012 viene presentato Witness One con il tourbillon e quadrante scheletrato. Quindi questo signore proprio uno sprovveduto non era, però in questo caso è vero che eravamo negli anni 90, per carità, quindi mi ricordo anche Sector faceva degli orologi abbastanza, ora non così, però insomma. Con queste ghiere abbastanza pesanti alla vista, come faceva anche Paul Picot, ho visto anche qualche Girard Perregaux, quindi la tendenza era quella, però lui secondo me ha un po' esagerato. Vediamo un po' questo orologio, togliamolo di qua, perché io ritengo che l'orologio in se stesso, i contenuti ci sono, però ha questa linea che io non riesco a mandarla giù. Allora, innanzitutto questa ghiera che proprio non mi piace per niente. La cassa misura 39 mm, quindi è una misura anche giusta. Il lug to lug è 41,5 e il movimento chiaramente è un ETA val giù 87,50 con la massa oscillante marchiata appunto Longines. E ora non ve lo apro perché l'ho chiuso per bene, ma comunque vi metto la foto. Quindi un classico 77-50, ma almeno avevano avuto il garbo, non come faceva alle volte Breitling sui Chronomat, che prendeva il movimento di fornitura e lo buttava dentro senza neanche marchiare la massa oscillante. Ne ho visti diversi, alcune le marchiava, alcune no. Questi sono tutti marchiati Longines, almeno diciamo sono più belli a vedersi. Quindi il calibro lo conosciamo, è un calibro robustissimo che non dà problemi, forse il mio calibro preferito, infatti l'ho anche su questo Hamilton. Però insomma, ragazzi, la differenza tra questi due orologi ora è vero che questo è un pochino più vecchio, però dai, insomma, io come linea non le metto neanche a confronto. È vero che sono due orologi diversi, però sono sempre due crono e non avrei dubbi su quale comprare se dovessi acquistarli. Fondella appunto Rodolf Longines. Ah, poi un'altra cosa che non mi piace di questo orologio è questo bracciale tra virgolette obbligato, ovvero che questo non è il suo originale, questo è un morellato, però questi basta, comunque a me non mi piacciono questi bracciali qui, che devi ammattire se ti viene in mente di cambiare il cinturino, devi andare a fartelo fare, tagliare da un artigiano, e secondo me dà anche pesantezza al tutto, anche se gli dà queste anse corte che appunto accorciano di molto il lug to lug, però a me sinceramente questi bracciali, no, questi cinturini così obbligati non piacciono, non mi sono mai piaciuti. Io voglio essere libero di cambiare il cinturino quando mi pare a me, e qui invece mi crea un problema. E per il resto è un orologio che valore di mercato, boh, dipende, l'ho visti.
l'ho vista a 600, l'ho vista a 500, poi dipende dalle condizioni, però è un orologio che ci vuole fortuna a venderlo, perché devi trovare proprio l'appassionato che cerca o che è amante di, appunto, di questo designer, oppure che cerca un, tra virgolette, un Longines, proprio per avere un Longines al polso, che poi non è proprio neanche un Longines, sì, è Longines, ma insomma. Però sinceramente io non lo trovo bello, ecco questo orologio, non lo trovo bello. È un orologio che ne potrei fare tranquillamente a meno. Appunto, infatti l'ho definito il brutto anatroccolo di Casa Longines. Per esempio, quando ha fatto le Grand Classic in Casa Longines, quello è un bello orologio, bello sottile, bello portabile, un dress watch, quello mi piace. Però qui, secondo me, il signor Cattin ha un po', come si dice dalle mie parti qui a Lucca, pisciato fuori dal vaso. E poi i dati di vendita mi danno appunto ragione. Eccolo qui. Bene, cari amici, siamo arrivati anche alla fine del video riguardante il brutto anatroccolo di Casa Longines. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate come sempre un bel like. Io per il momento vi ringrazio e vi saluto. Mi raccomando, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate del Rudolf by Longines. Io appunto per il momento vi saluto e ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao!